dell'azione e dell'esistenza e dei limiti e della intelligenza e della nostra coscienza. La Chiesa da 2000 anni questo annuncia ai giovani di buona volontà. Oggi e noi siamo chiamati a vivere gli stessi sentimenti di Gesù. Siamo chiamati a compatire, non in senso negativo come pietà di una persona, no? Compatire significa entrare negli stessi sentimenti di quelle persone che soffrono. E se noi entriamo nei sentimenti di Gesù, riusciamo a vivere lo stesso suo volto. Coloro che l'hanno incontrato nella propria vita, nella propria esistenza, hanno fatto esperienza del cambiamento di vita. Non ci sono altri, vedete, che possono cambiare a noi la vita. È Gesù, è la sua parola, è la fede in Cristo, è quella speranza che dà noi certezza, la speranza cristiana che ci